sono un po' di problemi, anche perché purtroppo il comportamento sbagliato di pochi va a incidere in realtà sul comportamento corretto di tanti. Questo è la cosa che fa più notizia, è la cosa che fa anche più male. Oggi facciamo questa iniziativa che si chiama Rovistiamo, siamo con i tecnici comunali e con quelli di AIR ad aprire i cassonetti e aprire i sacchetti purtroppo abbandonati a terra. Lo facciamo perché dimostriamo sicuramente attenzione a questa cosa, lo facciamo per controllare, lo facciamo anche laddove è possibile per elevare delle sanzioni e delle multe. Però vogliamo anche lanciare un messaggio, cioè io voglio lanciare un messaggio con il mio impegno, che non può essere soltanto una contravvenzione o una multa a scoraggiare questo tipo di interventi, perché chi abbandona i rifiuti a terra, chi non fa la raccolta differenziata, prima di tutto non porta rispetto a se stesso, perché abitare, vivere in un luogo più civile, in un luogo salutare, fa piacere a tutti, e poi non porta rispetto agli altri, ai suoi concittadini, a quelli che fanno parte della sua stessa comunità, perché questi altri cittadini hanno tutto il diritto ovviamente di vivere in un posto salutare come loro, e sicuramente pagano già dei tributi abbastanza elevati, e quindi penso che oltre al dovere di pagare i tributi, oltre al dovere di fare la raccolta differenziata, oltre al dovere di non abbandonare i rifiuti a terra o in un campo sperando che qualcuno porti via anche cucine abbandonate come purtroppo ci è toccato, hanno anche il diritto di pensare, di sperare, di credere che la cosa migliori nel tempo se ognuno fa il proprio pezzettino. Qui è una cosa che il comune fa il suo compito insieme ad AIR, insieme però a tutti i cittadini. Qui il risultato si ottiene se ognuno fa il suo piccolo compito.